Nel mio giardino il cielo era più vicino a me e a Dio. Mi è ritornata voglia di pregare, seguendo la tenacia dei padri del deserto, per quelli che hanno perso da tempo la loro via, per chi non riesce a sopportare i dolori dell'esistenza. Bruno, avete sentito parlare di costui? Costui è vissuto circa un secolo dopo Fico e Piccino. Se Fico e Piccino scrivono i loro testi fondamentali negli anni 80 del 400, lui scrive i suoi testi fondamentali negli anni 80 del 500. Però, se voi li leggete, e lui li ha scritti alcuni anche a Londra, in Inghilterra, trovate quasi plagiato, copiato, copia e incolla, i testi di Piccino e anche di Cusano, al punto che addirittura gli inglesi, che l'avevano accolto, lo mandano via, probabilmente, per accusa di plagio. Quindi vedete che è totalmente interno alla cultura rinascimentale neoplatonica. Però è passato un secolo. Purtroppo per Giordano Bruno è successo di tutto in questo secolo, che fa sì che le teorie che erano state di Cusano e che abbiamo già incontrato, diciamo, in Bruno, ripetute quasi la lettera con qualche fondo in più, per così dire, diventano eresia, diventano qualcosa da condannare. Pensate che Giordano Bruno, facciamo un passo indietro, era un frate domenicano, si chiamava Filippo Bruni, lui si fa chiamare Giordano perché sapete quando uno entra nella chiesa cambia nome spesso in alcuni ordini. È un frate domenicano, si fa chiamare Giordano, nasce nel 48 del 500, c'era già stata la riforma protestante e iniziava la controriforma cattolica, lotte di religione tra protestanti e cattolici, che gli uni che gli altri sviluppano una teologia molto più rigida, dogmatica, perché devono contrapporsi gli uni contro gli altri, non è più accettabile il libero pensiero come quello di cui avevo dato prova Pico, Ficino, lo stesso Cusano. Negli anni 40, quindi già dopo questo rimovimento, lui era bambino. Negli anni 70, dopo un breve periodo di vita monacale presso i Domenicani, cui già si segnala per il suo comportamento piuttosto eccentrico, i novizi che accedono al convento fa leggere dei libri non proprio ortodossi, e lui stesso legge delle cose che già cominciano ad essere proibite, perché sono gli anni in cui nasce l'indice dei libri proibiti. La Chiesa vieta che si legga per esempio Machiavelli, che si legga lo stesso Ficino, Pico, perché sono considerati autori pericolosi, no? Giordano legge, Giordano Bruno legge queste cose un po' eretiche, comincia a discutere sulla natura di Cristo, gli sembra che Cristo possa essere non proprio identico a Dio ma leggermente inferiore, come dicevano gli ariani, ricordate l'antica eresia, insomma. Alla fine viene scomunicato e cacciato, questo nel 76, e da Napoli, perché lui era di Nola, vicino a Napoli, il convento dei frati era il convento di San Bartolomeo di Napoli, negli anni 70, qui dopo lui aveva circa 30 anni, 28, 28 anni, fugge per l'Italia, varie peripezie, e alla fine raggiunge la Svizzera, lì si converte al calvinismo, predica, insegna, e i calvinisti vedono che insegna cose molto strane e lo denunciano e lo cacciano e viene scomunicato dai calvinisti. Allora fugge a Parigi, gli piace a Enrico III, e incontreremo queste vicende della monarchia francese piuttosto convulse della fine del Cinquecento, anche lì guerre di religione tra protestanti, ugonotti e cattolici. Lui si inserisce, è apprezzato da corte perché era una persona molto colta, sapeva veramente tanto, aveva una mnemotecnica enorme, insegna anche tecnica della memoria, fugge da Parigi perché anche lì va un po' in difficoltà con l'ambiente, arriva a Londra, accolto con grandi onori dalla regina Elisabetta I, chiudo, la famosa regina Elisabetta I, e nella corte, che è la corte di Shakespeare, per intendere, l'epoca di Shakespeare, no? Cultura elisabettiana. Lui è ben accolto, però viene accusato di plagio, come vi dicevo, no? A un certo punto, lo si capisce bene, lascia l'Inghilterra e va in Germania. L'Inghilterra scrive le sue opere fondamentali, fugge in Germania, dove colleziona l'ultima scomunica dei luterani, quindi ha collezionato scomunica dei cattolici, dei calvinisti e dei luterani. A quel punto
diciamo, avevo un forte senso di sé, pensavo di essere una persona molto importante, molto... pensa di riuscire a convertire la stessa Chiesa Cattolica alle sue dottrine, no? E quindi vieni in Italia, viene accolto a Venezia da un ricco patrizio veneziano, un certo Mocenigo, che voleva studiare la magia, perché lui era anche un mago, si occupava di magia, astrologia, proprio un uomo del Rinascimento tutto tondo, solo che Mocenigo, sentendosi tradito da Bruno, che a un certo punto gli dice che voleva tornarsene a Francoforte, tra l'altro notate che Francoforte c'era già all'epoca la Fiera del Libro, che ancora oggi c'è, no? Era un centro culturale librario, la stampa era stata inventata da 150 anni circa. A Venezia gli dice: guarda, devo tornare a Francoforte per delle cose, e Mocenigo teme che lo voglia abbandonare, si sente tradito e lo denuncia all'Inquisizione. L'Inquisizione lo arresta, rimane un anno a Venezia, prigioniero dell'Inquisizione veneziana, fino al 93. Notate che la Repubblica di Venezia, come vedremo, era un po' in tensione con lo Stato della Chiesa, a volte non concedeva i suoi prigionieri, anche le persone accusate dall'Inquisizione a Roma, no? Trattavo su questo, ma nel caso di Bruno purtroppo è andata male, viene trasferito a Roma. A Roma rimane circa 7 anni, abiura in parte no, in parte ritratta, in parte non ritratta, insomma la stazione alla fine volge al peggio e alla fine rifiuta di abiurare e viene condannato a rogo, viene, diciamo, gli viene impedito di parlare, viene portato al famoso Campo dei Fiori a Roma, spogliato e bruciato vivo. Come nel caso di Socrate, abbiamo un esempio di Seneca e tanti altri, di persona che per la sua filosofia è stata disposta a morire piuttosto che rinunciare alle sue idee. A differenza di Galileo, no? Che avendo l'esempio di Giordano Bruno, nel 33, dopo il suo processo, decide di ritrattare per evitare il peggio. Galileo è stato minacciato di tortura e poi ha ritrattato e si è salvato, anche se rimane fino alla morte prigioniero, in questo senso, cioè rimane sotto custodia, anche se poi era a casa sua. Invece Giordano Bruno, forse non si sa bene, venne torturato, ma certamente fu bruciato vivo. E non direttamente dalla Chiesa, ma dal cosiddetto braccio secolare. Quando uno era condannato per eresia, la Chiesa lo consegnava all'autorità pubblica che procedeva all'esecuzione, diciamo così, no? Ecco. Quindi, insomma, questo è successo a questo Giordano Bruno. La cosa interessante è per quali teorie è stato condannato. Per teorie molto simili a quelle di Cusano. L'errore di Giordano Bruno, se così posso dire, no? Era quello di presentare queste teorie, ma invece di conferirle una patina cristiana, come faceva Cusano, dicendo che in fondo tutte le religioni sono uguali, convergono verso un'unica visione delle cose, ma il cristianesimo comunque per lui era la religione più importante, che alla fine, cioè, Cusano faceva dire al cristianesimo quello che lui intendeva che dovesse dire, quindi una visione neoplatonica, no? In salsa cristiana. Invece Giordano Bruno, forse più onestamente di Cusano, si rende conto che questa visione del mondo che lui ha sviluppato alla luce di Cusano vicino è ben poco cristiana. Pensate a quello che dicevamo l'altra volta, non c'è il tema della grazia, della misericordia, del peccato, l'uomo può farsi Dio. Non c'è più quella necessità della mediazione della Chiesa, dei sacramenti, salta tutto. E quindi a un certo punto li attacca frontalmente la Chiesa, i preti, i frati, li chiama asini, ignoranti, dice che la Chiesa è un disastro, ha distrutto i valori dell'uomo, della vita, un po' anticipando, se vogliamo, Nietzsche, no? Cioè dice che i valori della Chiesa sono valori di morte, predica l'ascetismo, il digiuno, invece dell'amore, della bellezza, della vita, dei piaceri del corpo, quindi proprio si scontra frontalmente con la Chiesa e risale ai presocratici, addirittura a critica Aristotele, anche Platone gli sta un po' stretto, risale ai presocratici, la concezione in cui tutto è vivo, tutto è pieno di anima, tutto è pieno di vita, e risale ai presocratici addirittura la sapienza egizia, sempre la solita tradizione cosiddetta ermetica, pagana, cioè lui esplicitamente esalta il paganesimo contro il cristianesimo in tutte le sue versioni, calvinista, cattolico, protestante. Capite bene che questo scontro frontale non poteva essere accettato, insomma, non è che voglio giustificare la Chiesa o Roma, ma spiegare perché si è giunti a ciò. Comunque, alla fine viene bruciato vivo in Campo dei Fiori, questa è la vicenda. Vi ho raccontato un po' la storia personale di quest'uomo, che aveva un forte senso di sé, rispettava molto gli altri, perché più che la teoria, che adesso vedremo è molto simile a quella che ho già incontrato, è il modo in cui lui l'ha esposta, l'epoca in cui l'ha esposta, che hanno fatto la differenza, ci fanno riflettere, no? Su come in certi periodi si possono dire certe cose, in altri no.
anche se poi le istituzioni formalmente sono sempre le stesse. Dio infinito, come diceva Plotino, non può che avere per effetto un cosmo infinito, in modo tale che Dio in più cosmo si comprende da tutti i punti. È proprio di Cusano la citazione secondo la quale noi siamo simultaneamente al centro della periferia dell'universo, ogni punto dell'universo è simultaneamente il centro periferia, ma in ogni cosa è contenuto anche Dio, Dio è contenuto in ogni cosa. È la dottrina di Cusano. Cusano si sforzava di sottolineare che la sua non è una dottrina panteista, tutto è Dio, Dio è tutto, perché lui sosteneva sì che Dio è trascendente, quindi trascendente vuol dire è al di fuori dell'universo, e poi però anche lo pervade, sia trascendente sia immanente. La religione cristiana lo aiutava, perché vi ricordate che nel Credo si dice che la seconda persona che corrisponde a Cristo, la visione cristiana, è ciò mediante cui tutte le cose sono state fatte, per cui c'è una specie di mediazione tra il principio e l'universo. Nel platonismo sappiamo che la mediazione è operata dal mondo delle idee e dall'anima del mondo, no? Che sono la stessa cosa del principio, che si moltiplica, si temporalizza e poi anima la materia, che in un certo senso fa esistere. Quindi c'è una sorta di emanazione, processione, generazione dell'universo dal principio, quindi sarebbero anche separati da un certo punto di vista. Però da un altro punto di vista, e qui Cusano non può dirlo, no, ma Giordano Bruno sì, sono anche la stessa cosa, perché alla fine è la stessa cosa che si manifesta in varie forme, lo stesso principio. Quindi Bruno stesso dice che Dio è l'ex super omnia, qualcosa di separato e trascendente, però dice un oggetto di fede, la filosofia non può raggiungerlo, è oltre la nostra comprensione. Noi lo cogliamo nella natura, e quindi come mens insita omnibus, dentro tutto, in ogni cosa c'è Dio e Dio in ogni cosa. Questa visione, che non ha niente a che fare col cosmo aristotelico, col cosmo così anche di San Tommaso, e capite che insiste sull'infinità del cosmo. Dopo, nel 1543, Niccolò Copernico aveva pubblicato la sua teoria eliocentrica, secondo la quale la Sole è al centro e la Terra gira intorno. No? Giordano Bruno aderisce con entusiasmo a questa teoria, però la stravolge, perché Copernico pensava a un cosmo finito semplicemente con al centro il Sole invece della Terra. Invece per Giordano Bruno il cosmo è infinito, il Sole è al centro del nostro mondo, ma ci sono infiniti soli corrispondenti alle stelle. Vi ricordate che c'era quel passo di Plotino dove si paragona il Sole con le stelle? Ecco, Giordano Bruno prende la lettera queste idee e pensa che il Sole, pensate che follia, pensa che il Sole sia una stella come altre, che le stelle siano soli, e pensa anche, cosa veramente assurda, che queste altre stelle siano circondate da pianeti come i nostri. E sapete che recentemente sono stati scoperti questi esopianeti. Invece non è stato scoperto ciò che invece Don Bruno pensa, che tutti questi pianeti siano abitati da esseri viventi distribuiti in tutto l'universo. Quindi in modo del tutto fantasioso, privo di qualsiasi, come dire, strumento scientifico come i nostri, però intuisce delle cose che noi oggi in parte possiamo condividere, o almeno supporre, cioè la famosa vita extraterrestre. Quindi, per concepire un universo infinito, fatto di infiniti mondi simili al nostro, in cui c'è una vita infinita, tutto è vivo, questo è molto rinascimentale, no? È anche molto presocratico. E potrebbe sembrare una teoria poco scientifica, perché oggi non pensiamo a questo, però vi ricordo che la teoria dell'amore platonico, nella versione di Ficino, consentiva di concepire il fatto che, essendo tutto vivo, tutto è legato a tutto, tutto è attratto da tutto. Quindi l'idea che oggi noi abbiamo dei campi elettromagnetici, gravitazionali, come qualcosa di invisibile che lega la materia alla materia senza contatto, ha come origine queste dottrine panpsichistiche, secondo le quali esiste un'energia, dei legami. Giordano Bruno parla di vincula. Curiosamente, vincoli, in meccanica quantistica si parla di entanglement, intreccio tra particelle anche lontanissime, ciascuna delle quali risente del comportamento dell'altra, anche a distanza di anni luce, per non dire della più nota forza gravitazionale, che comunque è tale che noi avvertiamo, per esempio, l'accelerazione. No? Avvertiamo un'accelerazione, la distinguiamo da un moto naturale, perché le masse dell'universo fanno in modo di, come dire, è come se tessesse una ragnatela che ci consente di distinguere il moto accelerato da quello naturale uniforme. E quindi noi siamo consapevoli ormai che esiste una sorta di legame tra tutto e tutto, anche se non lo chiamiamo amore, non facciamo di tutto qualcosa di vivo, no? Beh, Giordano Bruno aveva anticipato queste dottrine. La base platonica le aveva permesso di intuire che tutto è compreso in tutto, però a un certo punto abbandona i riferimenti teologici, che stavano ancora a Plotino, in parte ancora a Picco,
e si concentra sulla natura. Se tutto è in tutto, Dio è nella natura, la natura è in Dio, Eros, amore, che dovrebbe orientarsi al bello e a conseguire il principio, può orientarsi a qualsiasi cosa. Pensateci bene. Se tutto è in tutto, adesso dico una cosa forte, no? Ma per darvi l'idea di quello che intendeva Giorgio Bruno, l'amore carnale e quello spirituale coincidono in tutti i punti. Non c'è più differenza tra l'amore spirituale e quello dei corpi, perché nel corpo c'è Dio e nel Dio c'è il corpo. Notate? Cosa che non era molto gradevole, no? Da dire in un contesto della controriforma, della riforma protestante. Quindi una visione che per certi aspetti sembra molto materialistica, no? Dal nostro punto di vista, però è un materialismo strano, perché è un materialismo animistico. È curioso, lo vedremo, che molti scienziati delle epoche successive, Newton, ma anche del 700, dell'800, che si presentano come teorici della scienza, molti hanno condiviso l'idea che tutto fosse vivo. L'idea del vitalismo cosmico fino a tempi recenti non era assente nell'ambito scientifico, anche su un altro discorso, no? Quindi c'è questa idea di compenetrazione tutto con tutto, panpsichismo, tutto è pieno di anime, e quindi questo platonismo che noi abbiamo studiato come centrato su Dio, pensate che Plotino diceva: mi vergogno di avere un corpo, perché pensava che il corpo fosse un'illusione, che dovesse abbandonarlo praticando la dialettica, eccetera, eccetera. Invece Giordano Bruno pensa all'incontrario e riflette in questo libro degli eroici furori, dove fa un gioco di parole, perché eroici deriva secondo lui da Eros, che non è proprio così, no? Per cui il concetto di eroismo lo associa a Eros, amore, e furore traduce mania, che anche in Platone identifica l'atteggiamento del poeta quando è ispirato dagli dèi, no? Compie opere che vanno al di là della pura semplice imitazione. Beh, quindi lui unisce una teoria platonica legata alla ispirazione poetica, alla teoria platonica dedicata all'amore, quella del simposio. Ma questo amore eroico a cosa è riferito nella sua visione? Alla natura più che a Dio, essendo Dio inaccessibile. E il mito centrale, di cui tratta anche in questo testo, è il mito di Atteone. C'era una volta Atteone che cacciava con i suoi levrieri, no, nel bosco. A un certo punto si imbatte per errore nella dea Diana, che si spoglia e si fa il bagno in un lago. Mai fosse accaduta una cosa del genere, un mortale che contempla una divinità addirittura nuda, una cosa inaccettabile. Quindi cosa succede? Per punizione, cosa succede? Diana trasforma Atteone in un cervo e quindi i suoi cani finiscono per catturarlo e divorarlo, cioè finisce divorato dai suoi stessi cani, perché aveva visto la dea come non avrebbe mai dovuto vederla. Questo è il mito di Atteone. Come interpreta Giordano Bruno questo mito? Secondo Giordano Bruno rappresenta questo: Diana rappresenta la natura. Chi ama e è attratto da questa natura finisce per essere divorato, nel senso che questa natura coincide con lui stesso, i desideri, cui cambiano rappresentazioni, finiscono per divorare lo stesso soggetto desiderante. Il soggetto che desidera finisce per desiderare se stesso e viene divorato da se stesso, perché è parte di quella natura che desidera. Essendo noi parte della natura, desideriamo in questo senso ricongiungerci a noi stessi. Quindi tutti quei sentimenti che nella tradizione teologica e mistica vengono riferiti a Dio, in Giordano Bruno vengono riferiti alla natura. E quindi c'è una specie di amore panico, si dice panico nel senso del dio Pan, no? Non nel senso della paura, nei confronti della natura stessa, che viene esaltata e celebrata. Quindi qui trovate i motivi del Rinascimento, no? Della natura celebrata dall'arte del Rinascimento, no? Vista come icona divina, ma in cui la stessa divina verbale, insomma, no? Quindi è interessante, perché poi vedremo che nella tradizione successiva la natura viene vista sempre più come meccanica, morta, inerte. E il soggetto umano diventa il protagonista in Cartesio e nei filosofi successivi. Bisogna aspettare il romanticismo, Shelley, che scrive un'opera intitolata Bruno, per rivedere una visione della natura di nuovo simile a quella che vedeva Giordano Bruno, natura viva. Oppure, come si accennava, guardare a certi sviluppi della fisica contemporanea in cui la natura appare effettivamente non viva, nel senso che intendeva Giordano Bruno, ma molto più unita e legata a sé e a noi di quanto magari non si potesse pensare. Questo è il quadro. La realtà ha due aspetti, spirito e materia. I giorni abbaglianti di luminosità nel mio giardino, il cielo
era più vicino.